Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfredo per Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono qui a portarvi un nuovo, dopo un po' di tempo, episodio dell'Every Card on FIFA Ultimate Team. Siamo qui oggi, come vedete, con Sergio Aguero, detto El Kun. Prima di iniziare, come noterete, la veste grafica è nuova, spero vi piaccia. Ho sistemato un po' tutto, l'ho resa un po' più piacevole anche allo sguardo e un po' più ordinata, diciamo. Però non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito con questo episodio. Come ho detto, si parla del Kun Aguero, un giocatore che già, come si vede, è sempre stato forte su FIFA, come così ovviamente nella realtà, partendo da un 85 in FIFA 09 e in FIFA 10 all'Atletico Madrid. Atletico Madrid prima poi di passare al Manchester City, dove, nonostante alcune carte siano upgrade, riceve tutte versioni sull'87 e 88, quindi insomma è sempre stato un giocatore abbastanza ottimo, top player, diciamo, per tutti i vostri Ultimate Team. E a mio avviso continua ad essere uno dei migliori giocatori per la BPL, anche perché vedendo già la versione di quest'anno, l'88, 89 di velocità, 89 dribbling, 88 di tiro in una carta NIF, non li ha praticamente quasi nessuno. Ma lo stesso si può notare come in tutte le altre versioni degli altri anni. Basta guardare ad esempio l'88 su FIFA 11, in cui c'era un 95 di dribbling, un 90 di tiro, 89 di velocità solamente nelle carte NIF, appunto. Il dribbling è sempre stata la sua caratteristica migliore. Abbiamo anche un 94 in FIFA 12, è andato un po' a scendere nelle versioni successive, però insomma è sempre rimasto più o meno sull'89-90, quindi insomma capite bene che è qualcosa di totalmente assurdo. Passando però alle carte IF, vediamo che Aguero, diciamo, nonostante io pensavo ne avessi un po' di più, non ha ottenuto molte carte IF nel tempo. Addirittura su FIFA 09, FIFA 10 e FIFA 13 non ne ha avute, e mentre nelle altre abbiamo una somma totale di poche carte, 2 su FIFA 11, 2 sul 12, 2 sul 14, 3 sul 15 e una per ora quest'anno, nonostante quest'anno sia due carte speciali e anche una Hero, come poi vedremo successivamente. Diciamo, non ci sono cambi di ruolo importanti, quindi non c'è molto poi da dire, sono tutte prime punte, magari sì, solamente quella di FIFA 11 è un AT, Central Forward, e la carta che personalmente mi è piaciuta di più tra queste, che ho avuto la possibilità di provare, è stato il 90 dell'anno scorso, con quelle statistiche davvero assurde. Era un po', era niente rispetto al TOTS di quell'anno, però devo dire che era un giocatore completo, anche perché aveva 84 di passaggio e quel 75 di fisico, che in realtà non erano per niente male, anzi sembravano addirittura qualcosa in più. E un'altra carta che mi è piaciuta molto è quella di quest'anno, che ho provato nel draft, e secondo me, se avete i soldi, è assolutamente da comprare, perché è il miglior attaccante della BPL a mani molto 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 basse. Passiamo alle carte TOTS. Carte TOTS che, come vedete qui, faccio una piccola, un piccolo apostrofo, diciamo, alla quello che è la veste grafica. Fatto partire da FIFA 13, perché in realtà da FIFA 12 in poi le TOTS non erano vere e proprie carte TOTS, non erano blu, e quindi diciamo lo prendo da qui. Carte TOTS che appunto Aguero riceve solamente in FIFA 14 e in FIFA 15, probabilmente quest'anno ne avrà un'altra. Però queste carte erano qualcosa di assurdo, come è stato per tutte le sue versioni precedenti. Sono abbastanza simili, gli overall sono di 93 e di 94 rispettivamente per il 14 e per il 15, ma quella caratteristica del tiro, 95 e 97, credo che meriti anche qualcosa in più, perché erano capaci di segnare da qualsiasi posizione. Se si trova per esempio a Aguero TOTS contro in una delle sue due versioni, bisognava mettere in conto il fatto che l'avversario poteva tirare da qualsiasi posizione, il pallone entrava sempre, soprattutto in quei due giochi in cui i long shot tirati in un certo modo entravano anche da 45 metri. Detto ciò, ripeto, le carte sono state assurde, e passiamo all'ultima, dato che, come ho detto all'inizio, che non ha molte carte, alle carte Hero. Carte Hero divise solamente in FIFA 15 e FIFA 16, perché prima non esistevano, esistevano le viola ma erano International Man of the Matches, e la riceve quest'anno. Non vorrei sbagliare, ma dovrebbe essere per la
per aver fatto 5 gol in una sola partita, o un record, sì, una cosa del genere, riceve questa carta, che è la prima versione speciale di quest'anno, che tra l'altro ha lo stesso render dello sfondo, se avete ben notato, e anche questa ho avuto modo di provarla nel draft, non vale la pena assolutamente, perché di solito le carte più uno rispetto alla versione normale non sono mai qualcosa di particolarmente speciale, soprattutto se si conta che costa molto molto di più, perché non essendo una IF è stata poco nei pack e quindi il suo prezzo è anche troppo per quello che vale. In ogni caso, questo era Gero, diciamo che è sempre stato, come ho detto all'inizio, un giocatore fantastico. Ricordo che trovai l'88 nei pacchetti non scambiabili del compleanno di Foot, e praticamente da marzo fino a fine FIFA ho giocato solamente con Gero, ho segnato più di 400 gol solo con lui, ma non perché giocassi tanto, ma perché veramente era capace di segnarne 3-4 a partita. Era un giocatore stupendo. Secondo me la sua migliore versione tra i NIF era proprio appunto quella di FIFA 14, e mi piacerebbe tanto che, magari non si sa, in un FIFA 17 torni ad essere così forte. E, diciamo, è un giocatore ottimo anche perché è argentino, si può ibridare con i vari Di Maria, eccetera. Poi in BPL le scelte non mancano, quindi è un giocatore perfetto per Foot. Quindi il video è finito, spero vi sia piaciuto, come spero vi sia piaciuta la nuova veste grafica del format. Fatemi sapere qui nei commenti e suggeritemi il prossimo giocatore da analizzare. Qui era Alfred, alla prossima, ciao a tutti!